gestito quello che era il vantaggio di Colavita, Giorgio Maggi, e adesso questa è la prima partenza. In effetti è il primo momento di corsa vera, perché dopo già qui c'è un po' di confusione con un mega starter da parte sia di De Marchi sia soprattutto di Riccardo Pera, perché dopo ci sarà il fattaccio. Proprio dopo questa staccata, adesso stanno andando tutti verso la curva della Roggia, guardiamo quello che succede. Una Lamborghini non meglio identificata, forse quella dei Pollini, non vorrei sbagliare, va a toccare Zanardini che carambola, poi viene toccata la Mercedes di Ferri, botta terribile anche da parte di Romani, botta forte anche per Alessandro Baccani con la propria Porsche, che non abbiamo visto, ma la vettura che si è sparata all'esmo contro le barriere, quindi grande confusione, tantissimi giri di neutralizzazione. Poi c'è questo bel duello per il secondo posto tra Thomas Biagi, ottimo a rientro, e Riccardo Pera. Solamente verso la conclusione Thomas Biagi farà sfilare Riccardo Pera, perché porterà la vettura e la darà al giovane Dal Col. Quindi bravissima la benissimo la gara di Biagi. Va in testa a coda e sbatte pesantemente anche Zanon, poi si riparte e vedete il grandissimo sorpasso da parte di Patrick Nicola nei confronti di Zanon, e guardate che cosa succede qui. Va a toccare e di giusto la vettura di Dal Col, che aveva frenato molto molto prima, viene coinvolto senza colpo personale Valerio Prandi. Peccato per questo finale, però meritatissima la vittoria da parte di